Click! Ben ritrovati, miei cari avventori dell'Isola Barcaccio, in attesa di questa sera, ora 21:15, dove andrà in scena al Dallara la partita di Coppa Italia, dove affronteremo il Cesena. Ok, in attesa di questo voglio fare delle elucubrazioni insieme a voi su quanto comunque in queste settimane Thiago Motta ha rilasciato dichiarazioni, non ultima quella di ieri nel pre-partita e sul calciomercato del Bologna, perché siamo all'11 di agosto e a mio modo di vedere, anche se è vero, finisce il 1° di settembre, però incomincia ad essere indicativo su quelle che sono le strategie e le intenzioni di questo Bologna. Avevamo detto in tempi non sospetti, questa è l'estate della verità, e nonostante Fenucci abbia spostato l'estate della verità alla prossima, io non cambio di idea, questa è l'estate della verità e stiamo vedendo la verità. Quando hai la fortuna di avere un allenatore bravo e coi controcoglioni come Thiago Motta e non fai niente per cercare di cavalcare questa ondata di fortuna che hai avuto, anche di tuizione per carità che hai avuto andandola a prendere, cercando dunque magari di fargli aprire quel cassetto dove giace il rinnovo contrattuale per far sì che lui possa aprire e firmare un eventuale rinnovo, convincendolo con una strategia di mercato adeguata, convincendolo che qua a Bologna c'è un progetto serio. Se tu non fai questo, questa è una chiara linea societaria di dove si vuole andare a parare. Però sapete qual è il però? Che finché lo dico io, no? Il cosiddetto coglione con gli occhiali e il cappello, di cui non ha nessuna entità ufficiale nei riguardi del BFC, sono parole al vento. Ma quando arriva poi un signor allenatore, e tutti l'abbiamo capito che è un signor allenatore con due coglioni così, ti viene a spiattellare quello che su questo canale stiamo dicendo da 3 anni, perché domani sarà il compleanno dell'Isola Barcaccio, 12 agosto, e noi andiamo a ribadire queste cose da 3 anni. Ecco che quando arriva Thiago Motta, ente ufficiale del BFC in quanto allenatore del BFC, immerso in quello che è la realtà H24 del BFC, e viene a dirci esattamente quello che su questo canale andiamo a raccontare da 3 anni, allora ecco che si stanno risvegliando anche chi, ok, è un po' sordione, perché qua a Bologna c'è sempre, no, la roba del vabbè, mo là, ma che se l'ha detto quello lì non conta un cazzo, vabbè, mo là, che se lo dice Fenucci. Oh, dovremmo ben dare ascolto a Fenucci o al coglione col cappello e gli occhiali? Vabbè, mo là, che se te lo viene a dire Thiago Motta e te non l'hai ancora capito, fatti te la tua equazione. Allora, stavamo dicendo, Thiago Motta ha praticamente detto tutto, ha detto tutto quello che c'era da dire sul settore tecnico, che fa acqua da tutte le parti. E ha anche lasciato intendere per coloro che vogliono intendere, ok, tutto quello che c'è da capire sul settore dirigenziale, quando lui in più di un'occasione praticamente dice: io ovviamente ho detto, io so quello che dico a Tizio e Tizio sa quello che penso io, così come io so quello che ho detto alla dirigenza, e loro sanno appunto quello che io penso e io so quello che loro pensano. Poi dice: starà la dirigenza a prendere la migliore soluzione per il club, ma soprattutto per la squadra. Ok? Segno che lui è in totale disaccordo con quelle che sono le tempistiche, le strategie di mercato dettate dai dirigenti del BFC. E occhio che Thiago Motta, attenzione, è un calciatore che ha giocato Paris Saint-Germain, Inter, ha giocato in squadre coi controcazzi. Cioè, Thiago Motta sa quali sono le stimmate
e i percorsi che ci sono da fare in una squadra vincente. E lo sa perché è un calciatore intelligente, tant'è vero che gli sono bastati meno di un anno per mettere in fila chi è Fenucci, chi è Di Vaio, e ora forse anche lui si sta deludendo di quello che Sartori sta partorendo a fianco di questi due personaggi che hanno comunque al vertice della piramide saputo tutto quello che viene fatto qua a Bologna. È quello che Saputo vuole. Come facciamo a saperlo? Beh, basta andare a vedere la D del Bologna, Claudio Fenucci, nono anno in corso, ed è ancora qua, rinnovi contrattuali alla mano, quindi significa che ha fatto tutto quello che Saputo voleva si facesse. E allora vedi che quando noi continuiamo a fare un mercato dove in assenza di soldi, attenzione, in assenza di soldi, dove sai che devi andare a piazzare dei giocatori in esubero e non riesci a farlo, e qui c'è un aggravante, perché io sento dire: oh vabbè, mo là che anche gli altri hanno difficoltà, ma intanto oh vabbè, mo là, ma che se vai a vedere comunque sono rimasti tutti, oh vabbè, mo là un cazzo. Uno dei problemi atavici di questo Bologna è proprio nella voce delle cessioni. Questa società le cessioni le deve fare, ovviamente, ma deve fare le cessioni giuste. No, io ad esempio non chiedo non vengano fatte le cessioni. Lo chiedo, lo dice anche Thiago Motta, quando lui dice: io non voglio giocatori scontenti. Questa però è un paio di maniche che riguarda la società, non c'entra l'allenatore, perché se un giocatore è scontento è perché c'è una società che ha fatto in modo di farlo diventare scontento. La tristezza, la scontentezza riguarda una situazione dove tu ti aspettavi A perché ti era stato promesso A, e poi si viene a creare uno stato B o C. Allora è lì che viene la delusione, la scontentezza di volersene andare via. Quindi quello che Thiago Motta dice è palese, è palese. Questa società non riesce a cedere i calciatori, non riesce a cedere i calciatori. Andate a vedere altre realtà. Prendiamo Firenze, che secondo me invece è molto affine a noi anche per il presidente simile che hanno, ma nella similarità commisso è presente. Io adesso ho una domanda per voi: dov'è Saputo, Gioia Grazie? Dove sta Saputo? Dove sta la proprietà? Dov'è colui che sta investendo e ci sta mettendo i soldi? Perché non si vede? Perché quando viene qua sembra una marionetta? Perché non va davanti ai microfoni non di BFC TV? Perché non si fa intervistare? Perché non ci mette la faccia? Perché non risponde? Forse non ha argomentazioni, o forse gli va bene così. Quindi, posto che dov'è la proprietà, dov'è Saputo, posto che dove sono le cessioni che andavano registrate, Bonifazi, Ebischer, Musabarro, volendo Orsolini, sono tutti soldi che ci vengono a mancare, per cui negli anni non siamo riusciti a rinnovare gli Svanberg, i Dominguez. Perché dico questo? Perché se tu andavi a fare le cessioni che dovevi fare, tu la squadra l'avresti rinforzata, somari! E adesso invece ci ritroviamo in questa situazione con i pacchi, che rimangono pacchi e rimangono in squadra, e dobbiamo poi farli giocare in assenza di entrate, ok? E quelli buoni che dobbiamo vendere. È così che noi continuiamo a fare un mercato di giovani eterne scommesse. Pur in assenza di soldi, tu vedi acquistare a 7 milioni Beukema. Addirittura Di Marzi ha detto che l'affare in Ndoye è costato 11 milioni di euro. Un'ala destra che per io mi auguro sia il nuovo Mbappé della fascia destra, veramente me lo auguro a questo punto, ma andare a prendere una scommessa totale, perché ragazzi, Ndoye è una scommessa a 11 milioni di euro. È una scommessa a 11 milioni di euro, quando ci sono altre società
come il Genoa, ad esempio, che stanno chiudendo un'ala destra alla Messias, che nel campionato italiano, ai tempi del Crotone, 9 reti, al Milan, che giocava a singhiozzi in 2 anni, ha fatto comunque 10 reti e molti assist, e lo va a chiudere a 2 milioni e mezzo, un 32enne nel fiore dell'occhiello della sua età calcistica, e noi andiamo a prendere un 22enne a 11 milioni di euro, quando ci sono squadre, come ad esempio la Salernitana, che l'anno scorso, hanno, o quest'anno, non mi ricordo quando è arrivato il momento di pagare, hanno pagato 500.000 euro Candreva. Candreva 500.000 euro, ed è il motivo per cui io dico, se siamo in assenza di soldi, dobbiamo fare numerose entrate. Perché non siamo andati a valutare dei profili low cost, anzi zero cost, come Gagliardini ad esempio? Perché non siamo andati a valutare profili come ad esempio D'Ambrosio? Volendo anche profili come, che ne so, come anche il terzino sinistro che ha preso lo stesso Genoa di cui si parlava per il Bologna, Martin. Come anche volendo Saponara, cioè ci sono come tanti low cost, Augello a 2 milioni, nato al Cagliari, lo stesso Messias a 2 milioni e mezzo, ora che andrà al Genoa. Ma ci sono miriade di operazioni che si poteva fare in nome, ma che abbiamo scelto di non fare, in nome degli El Azouzi, in nome di Ndoye, in nome eventuale di chissà chi, di Wellington, di Caio Paulista, di Luis Candido eventuali che potrebbero arrivare, in nomi di totale scommesse, solo perché sono delle prese dall'estero che, se fanno bene 1-2 campionati, sorprendono l'Italia e si possono poi rivendere a fior di milioni, a differenza di gente come D'Ambrosio e Gagliardini, che sono un costo d'ingaggio e nessun ritorno. Ma a discapito di cosa? A discapito delle prestazioni in campo, a discapito della classifica, a discapito di un Bologna che, andando a prendere dei tasselli pronti, fatti e sicuri, perché Gagliardini lo era, vedremo quello che farà a Monza, sono convinto che farà una grande stagione, piaccia o non piaccia, intanto vituperato Gagliardini, veramente smerdato in questa epoca di Inter, dove sicuramente non era un giocatore a livello di Brozovic, di Calhanoglu, per carità, ma il suo l'ha sempre fatto. Tra l'altro un giocatore box to box, un soldatino che piaceva anche ai tempi di Conte, proprio perché era dirigente, e qua al Bologna sotto le appunto briglie di Thiago Motta avrebbe fatto veramente faville, altro che andare a prendere gli El Azouzi, che a detta dello stesso Thiago Motta oggi tra l'altro non sono neanche pronti per essere messi in campo. Quindi se noi non riusciamo a vedere tutto questo, ok, se tu, mio caro avventore, tu, mio caro tifoso del BFC, non riesci a valutare con oggettività tutto questo, abbiamo un problema. Quindi Thiago Motta, con le sue parole, ha messo a nudo totale questa proprietà, se mai ce ne fosse stato bisogno. Ma visto, considerato che qua ragioniamo, vabbè mo là, eccolo qua il vabbè mo là. Te l'ha spiatellato Thiago Motta chi sono i dirigenti del Bologna. Te l'ha spiatellato Thiago Motta chi sono, chi è la proprietà del Bologna. Ragazzi, rendiamoci conto che la proprietà del Bologna è questa, e dopo 9 anni, vi dico, rimane questa e non ci sarà evento che la potrà far cambiare. Non ci sarà evento, e l'abbiamo visto negli anni. Abbiamo visto negli anni arrivare i Corvino, i Sabatini, adesso i Sartori, non è cambiato un cazzo. Abbiamo visto negli anni cambiare gli allenatori, che hanno preso sempre degli allenatori che erano, da un certo punto di vista, delle amebe. Adesso forse si sono sbagliati, ne hanno preso uno che ha 2 coglioni così, che li sta mettendo attaccati al muro e se gli sta dando degli scapaccioni, delle pedate nel culo, che se le ricorderanno a lungo, secondo me. E io sono contento di questo, perché sta mettendo a nudo una proprietà che secondo me veramente sta agendo in maniera ignominiosa. Guarda, io ancora non mi spiego di tali mosse. Stavo dicendo alla Fiorentina, guarda, che ha venduto per Cabral, per, mi sembra, 25 milioni, è andata a prendersi in Zola, ok? Pur avendolo preso Cabral un anno scorso, penso per, non mi ricordo, 20 milioni, 16, 18,
Ma si è accontentata, capito? Non è che qua ci facciamo anche lì per valutazioni, prima di vendere un calciatore, campa a cavallo, così fai dire all'antifoso, vabbè mo là che è rimasto. Ragazzi, vabbè mo là, ma vattala.